Eccoci, buonasera, siamo quasi pronti con il telegiornale per raccontarvi i fatti di questa giornata. Che dovessimo scegliere un'immagine per rappresentarla in modo figurato, probabilmente la statua di Giano Bifronte rappresenterebbe bene, sapete, il dio romano del Pantheon romano con due facce che guardano uno da una parte e uno dall'altra, rappresenterebbe bene un po' quello che è accaduto oggi nel mondo della politica, in particolare nel centro-sinistra, perché da una parte si sono riuniti, già da ieri per la verità sono riuniti, i circoli del PD, oggi però ha parlato il segretario Renzi lanciando una sfida molto dura a tutti i cosiddetti fuoriusciti, e dall'altra invece a Roma si sono riuniti Pisapia e i cosiddetti arancioni, cioè gli altri rappresentanti di quel centro-sinistra che invece pensano, immaginano qualcosa fuori dal Partito Democratico. Lo scontro è stato molto duro, anche se a distanza. Renzi ha usato parole piuttosto nette, piuttosto chiare, ha detto che fuori dal Partito Democratico non c'è successo, ci sono solo sconfitte e che nessuno lo potrà fermare, e soprattutto ha insistito sul fatto che ci sono persone che cercano in maniera nostalgica di ritornare a un passato che forse, dice Renzi, addirittura non c'è mai stato. Quindi, insomma, in qualche modo mettendo una pietra tombale su quella che potrebbe essere la rivisitazione di alleanze allargate, un po' in chiave Ulivo nel 2017. E invece dall'altra parte, l'altra faccia di Giano Bifronte, per tornare appunto al dio romano, si sono riuniti, l'altra faccia si è riunita proprio nel luogo simbolo dell'Ulivo, a Roma, a Piazza dei Santi Apostoli, luogo simbolo delle vittorie di quella coalizione di allora, per rilanciare un programma che è invece alternativo al PD, o comunque fuori, non è detto che non sia alleato, ma comunque fuori dal recinto del Partito Democratico, su quei temi, basato su quei temi che sono tradizionalmente stati i temi forti della sinistra, cioè la sanità, l'istruzione e in particolare il lavoro. Pisapia ha annunciato il titolo di questa grande coalizione a cui hanno subito aderito naturalmente quelli, i fuoriusciti del Partito Democratico, che si chiama Insieme, Nessuno Escluso, che rifà un po' il suono allo slogan di Corbyn, laburista britannico, not for the few, non per pochi, sembra un po' riecheggiare a quello. Bisognerebbe capire se almeno su un tema che è quello che è la grande emergenza di queste ore, cioè il tema dei migranti, le due facce della sinistra siano d'accordo, perché l'emergenza continua sempre più grave. Proprio oggi ne parleremo, il Viminale ha diffuso, sciorinato i numeri dell'emergenza. Nei primi sei mesi, pensate, c'è stato un aumento degli arrivi di quasi il 19%. Anche per questo il ministro dell'Interno Minniti ha organizzato per domani a Parigi una sorta di prevertice rispetto al Consiglio dei Ministri dell'Interno europei che si terrà a Tallinn in Estonia la prossima settimana, per cercare di trovare una linea comune tra Francia, Germania e Italia proprio sulla questione dei migranti, che dovrebbe prevedere da una parte un ricollocamento migliore, più equo nei paesi dell'Unione, ma anche la possibilità di bloccare le navi con i migranti che arrivano nel nostro paese, nei nostri porti, e che non battono bandiera italiana. Perché sicuramente la questione dei migranti è un fallimento delle politiche europee. Politiche europee che invece, alle quali invece ha dedicato tutta la sua vita un uomo che è stato sicuramente il simbolo dell'Unione nel senso più lato, cioè l'ex cancelliere Helmut Kohl. Proprio oggi, lo vedrete nelle immagini, è stato celebrato a Strasburgo, all'interno del Parlamento europeo, il primo funerale di Stato organizzato dall'Unione in suo onore. C'erano un po' tutti i protagonisti di quegli anni, dall'ex presidente americano Clinton, ma anche Prodi e Berlusconi, che si sono incrociati all'interno del Parlamento, e tutti hanno reso omaggio alla politica di Kohl, a quella politica dell'abbattimento dei muri che lo ha fatto grande e che ha naturalmente portato alla riunificazione della Germania. Ma ci sono anche altre novità, novità importanti che riguardano l'omicidio di un italiano, lo ricorderete forse, nel 2014, un fotoreporter italiano che è stato ucciso in Ucraina. Oggi è stata arrestata una persona, erano gli anni della crisi della Crimea, torneremo su questo. Ci sono anche novità che arrivano dal Vaticano, perché oggi c'è stata quella che qualcuno ha definito forse la prima epurazione di Papa Francesco, probabilmente a torto, ma sicuramente un cambiamento all'interno della Congregazione per la Fede che sta facendo molto discutere. Per questo ed altro vi aspetto tra 30 secondi con i titoli. Da Milano a Roma, sfida a distanza fra Renzi e Pisapia sul futuro del centro-sinistra. Il segretario del PD puntualizza: io ascolto tutti ma non mi fermo davanti a nessuno, fuori dal PD c'è solo sconfitta per la sinistra. E sulla leadership avverte: rispondo alle primarie, non alle correnti di partito.
Invece dalla capitale, l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, leader di campo progressista, insieme a Bersani, uno dei fondatori di MDP, lanciano Insieme, il movimento che vuole diventare la nuova casa comune del centrosinistra. Perché da soli non si arriva da nessuna parte, dice Pisapia. In piazza ci sono anche D'Alema, esponenti della minoranza Dem come Cuperlo e il ministro della giustizia Andrea Orlando. Solo nei primi sei mesi di quest'anno sono 83.000 i profughi arrivati nel nostro paese, con un incremento di quasi il 19% rispetto allo scorso anno. Domani a Parigi ci sarà un vertice a tre con i ministri degli interni d'Italia, Francia e Germania. L'obiettivo è quello di concordare una linea comune con Bruxelles per affrontare l'emergenza che ora pesa tutta sul nostro paese. Cerimonia solenne a Strasburgo, la prima del genere nella storia dell'Unione Europea per ricordare Helmut Kohl, l'ex cancelliere tedesco scomparso il 16 giugno scorso, convinto europeista che guidò il processo di riunificazione della Germania. Molti leader politici presenti, fra loro anche Bill Clinton e il premier russo Medvedev. Il governatore di Banca Italia Visco difende il nostro sistema bancario. Negli ultimi 10 anni ha retto ad una delle peggiori crisi dal dopoguerra, ha detto Visco, particolarmente soddisfatto per l'accordo raggiunto con le istituzioni europee per il salvataggio di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Buonasera di nuovo, ben ritrovati. Allora, le prime parole di Renzi sono state molto chiare nel discorso con cui ha cominciato nella seconda giornata della riunione dei circoli del PD. Si aspettano che io parli di leggi elettorali, di coalizione, invece noi siamo qui, ha detto Renzi, per parlare di tutt'altro, per parlare di futuro, lanciando già da subito a distanza la sfida a chi invece guarda il futuro fuori dalla casa del Partito Democratico, su cui torneremo dopo, cioè Pisapia e i suoi del gruppo Arancione. Con parole Renzi ha fatto questo molto dure e molto dirette, anche senza nominare nessuno dei rappresentanti di quel centro-sinistra alternativo. Basta nostalgia, noi guardiamo al futuro. Con un occhio agli umori contro della piazza romana del competitor Pisapia, Matteo Renzi declina a Milano il rilancio del suo PD dopo le batoste elettorali, che hanno innescato le polemiche dentro e fuori dal partito sulla sua leadership. Lui minimizza le sconfitte, voto locale, quello dei comuni, mentre il referendum è archiviato, e racconta che sono i buoni sondaggi post primarie ad aver alimentato il virus dell'autodistruzione della sinistra, primarie di cui rivendica l'investitura solo 2 mesi fa. Chi comanda non è il segretario, sono i cittadini che votano. Non è l'SRL di riferimento, è la gente. Io rispondo a chi ha votato, non ai capi corrente. Io rispondo alle primarie, non ai caminetti, se lo mettano in testa! Stoccata agli avversari interni, la minoranza di Orlando e Cuperlo, ma anche l'alleato Franceschini. La discussione comincia adesso, ha provocato il ministro della cultura. Renzi ripercorre le cose buone fatte dal suo governo. Più lavoro, arriveremo a 1 milione di posti a fine legislatura, ma veri, non come quelli di Berlusconi. Flessibilità in Europa, unione civili. E rivendica anche il buon governo di Gentiloni, lo ius soli da portare a casa, la posizione di Minniti sul fronte incandescente dell'immigrazione. Il segretario ora si sente sotto assedio, lui ma anche il suo PD. Il punto è che se tu attacchi il PD stai attaccando l'unica diga che c'è in Italia contro i populisti. Fuori dal PD non c'è la vittoria della sinistra di lotta e di governo, c'è la sconfitta della sinistra. E chi immagina di fare il centro-sinistra senza il PD vince il premio Nobel della fantasia. Senza PD a sinistra non vince nessuno, ripete Renzi. Si mettano il cuore in pace. Si dice pronto a discutere con tutti, li cita Bersani e Pisapia. Ma non ci fermeranno sul futuro. Nessuna nostalgia dell'Unione, accozzaglia di Prodi, quando i ministri andavano in piazza contro il governo. Nostalgia solo di Veltroni e del Lingotto, che voleva un partito per qualcosa e non solo contro Berlusconi. In cammino, dice Renzi, senza inseguire finte discussioni sulle alleanze. La gente che non ha votato alle amministrative non è interessata alla legge elettorale, tema rinviato a settembre, per ora sospeso tra consultellum e proporzionale. Non ci occuperemo delle polemicuzze interne, dei posti in Parlamento, mettetevi in gioco, provoca gli avversari. Da settembre ci sarà un treno per viaggiare in tutte le province. La direzione del partito intanto si anticipa alla prossima settimana per cercare di chiudere i conti interni. Renzi ha anche detto in realtà che non ha grande passione né nostalgia di quei tavoloni con molte sigle, facendo riferimento appunto alle coalizioni passate dell'Ulivo. Invece molte erano
le sigle, ma anche i gruppi che si sono ritrovati oggi a Roma, in una piazza simbolica proprio dell'Ulivo, per rilanciare una sfida non soltanto a chi non va più a votare o a quel centrosinistra deluso, ma anche in qualche modo diversamente uniti dall'opposizione alla leadership di Renzi. Vedete, ci davano dei matti, dicevano che dovevamo avere un bel coraggio, eppure ce l'abbiamo fatta, abbiamo dimostrato che col coraggio si vince e si vincono le piccole e le grandi sfide. Una nuova casa per il centro-sinistra, Giuliano Pisapia lancia Insieme, un movimento per ricompattare tutte le forze a sinistra del Partito Democratico. L'appuntamento è a Piazza Santi Apostoli, a Roma, luogo storico per la nascita dell'Ulivo. I primi a rispondere presente sono i fuoriusciti del PD, approdati in articolo 1 MDP. È forse per rancore, per antipatia, per nostalgia, perché non abbiamo fatto il vaccino obbligatorio contro l'antirenzismo? Insieme per tracciare un segno di discontinuità con le politiche del Partito Democratico e per mandare un messaggio a Renzi. Da soli non si vince, rincara Pisapia, che pure non si allinea sugli attacchi al leader PD. Bisogna saper ascoltare e allargare il consenso, dice. Insieme vuol arginare i populismi e battere una destra che si sta ricompattando. Non c'è Romano Prodi, impegnato a rendere omaggio a Strasburgo, all'ex cancelliere tedesco Kohl. C'è invece Massimo D'Alema, acclamato dalla piazza. È un luogo simbolico il centro, per il centro-sinistra? Non lo so, è una piazza di Roma importante, sì. È importante fare riferimento agli apostoli. Quindi. Presenti esponenti della minoranza PD come Gianni Cuperlo, pezzi di governo come Andrea Orlando, che punge Renzi a distanza. Visto Renzi a Milano ha detto che si governa con i voti e non con i veti. Come commenta questa frase? Servono anche i voti, non sono irrilevanti i voti. Il progetto politico Insieme aspetta di conoscere la nuova legge elettorale, scommettendo sul proporzionale per correre da solo e svuotare da sinistra il PD. La Presidente della Camera, Laura Boldrini, e una delegazione di Sinistra Italiana guardano con favore all'appello dell'ex sindaco di Milano. Tra veleni e voglia di un nuovo centro-sinistra, Pisapia si conferma su una linea più moderata, accantonando gli attacchi personali e provando ad aggregare tutte le forze riformiste. Dunque vedremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, come e se si compatteranno eventualmente le diverse anime del centro-sinistra. Nel frattempo però c'è un tema che è urgente, la cui soluzione e risoluzione deve essere molto rapida, è quello naturalmente della questione dei migranti. Ci sono numeri che spesso nei telegiornali vi diamo, i numeri degli arrivi, degli sbarchi, che sembrano in qualche modo sancire quello che è un po' l'opinio comunis, cioè il fatto che sia un'emergenza reale l'arrivo dei migranti. E però comunque a sentirli fanno impressione. Oggi li ha diffusi e sciorinati il Viminale, e sono numeri che ci dicono che nei soli primi sei mesi del 2017 gli aumenti degli sbarchi sul nostro territorio sono aumentati in maniera significativa, quasi del 19%. Dunque numeri ai quali peraltro si dovranno aggiungere anche gli ultimi sbarchi, che sono quelli che riguardano oggi. Non ancora al collasso, ma in seria difficoltà. Si concluderanno domattina nel porto di Reggio Calabria con lo sbarco di 413 migranti recuperati in tre diverse operazioni di soccorso e pronti a scendere sulla terraferma dalla nave 18 della Guardia Costiera. Gli interventi in mare aperto di una settimana di flussi straordinari con migliaia di persone salvate, ma anche diversi morti. Oggi, causa un mare agitato in forte peggioramento, nessuna imbarcazione ha tentato di attraversare il canale di Sicilia. Il primo giorno senza nessun SOS è arrivato alla centrale operativa della Guardia Costiera dopo almeno una settimana di richieste di intervento continue. Stamattina nei porti siciliani di Augusta e Catania sono arrivate le navi Protector della Marina Militare Inglese e la KBV 002 della Guardia Costiera Svedese. A bordo oltre 870 migranti. Sulla banchina del porto etneo anche una cella frigorifera con dentro i cadaveri di 9 persone, 5 donne e 4 uomini, sulla cui morte indaga la procura di Catania. Secondo primi accertamenti viaggiavano tutti sulla stessa imbarcazione, ma sarebbero annegati per cause ancora da accertare, così come da
accertare sono le testimonianze raccolte dai militari della Royal Navy. Alcuni migranti avrebbero infatti raccontato di essere partiti a bordo di un gommone da Sabratha, naufragato però dopo poche ore di navigazione. A bordo ci sarebbero state circa 140 persone, solo 80 quelle salvate arrivate poi nel porto di Augusta. Dopo l'ultimo approdo di Reggio Calabria sarà nuovamente aggiornato il numero totale dei migranti salvati dall'inizio dell'anno, fermo al 30 giugno 83.360, una cifra che fa segnare un incremento di quasi del 19% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un 2017 che era già stato il più impegnativo dal punto di vista dei soccorsi nel Mediterraneo. Anche per questo a breve potrebbe essere superata la quota dei 200.000 migranti ospitati sul suolo italiano tra centri di prima accoglienza SPRAR, CARA e Hotspot. Il sistema non sta crollando, fanno sapere dal Viminale, ma i numeri raccontano di una situazione sempre più preoccupante, di un dramma della migrazione che non sembra potersi arrestare. Ora bisogna essere molto chiari, questa situazione naturalmente di crisi è dovuta anche al fatto che l'Italia si è trovata un po' alla mercé delle decisioni di altri stati che probabilmente avevano obiettivi più chiari, perché le leggi esistono, esiste una convenzione che è stata firmata ad Amburgo moltissimi anni fa, nel 79, e che prevede e legittima il soccorso in mare secondo regole ben precise. Ci sono delle zone delimitate, zone che riguardano, che sarebbero di competenza di Malta, della Tunisia e dell'Italia, secondo dello specchio di Mediterraneo a cui si fa riferimento. Quello che succede però è che alla fine sono sempre gli italiani ad intervenire, un po' perché sia Malta che Tunisia dicono di non avere le navi a disposizione, un po' perché poi le navi anche di altri paesi che soccorrono in mare in queste zone si riversano nei porti italiani. La legge prevede che sia il porto più vicino quello a dover accogliere i migranti in difficoltà. Anche per questo motivo, in qualche modo per ritornare su queste regole e cercare di trovare una linea comune tra i diversi paesi dell'Unione, sono stati organizzati negli ultimi mesi anche prossimi dei vertici a livello europeo che non hanno portato, come sapete, assolutamente nulla di fatto. Il prossimo sarà Tallinn in Estonia, ma già si è capito che anche lì non verranno prese decisioni importanti e dirimenti. Proprio per questo il ministro dell'Interno Minniti ha deciso di organizzare una sorta di prevertice, di riunione che anticipi questo vertice domani a Parigi insieme a Francia e Germania. Comprensione, solidarietà e complimenti per il lavoro che si sta svolgendo con l'accoglienza dei migranti, ma non molto di più. Da Juncker ad Avramopoulos in Europa non mancano gli attestati di stima per come Italia e Grecia stanno affrontando una crisi epocale. Finora ci sono state molte parole, ma di fronte all'impennata degli arrivi dall'Europa ci si aspetta molto più che pacche sulle spalle. Domani sera a Parigi il ministro Minniti, nell'incontro con gli omologhi di Parigi e Berlino e il commissario europeo per l'immigrazione Avramopoulos, cercherà di aprire la strada a nuovi accordi. Un incontro che precede il vertice, che si svolgerà il 6 e il 7 luglio a Tallinn, in Estonia, paese che oggi prende la guida del semestre europeo. Proprio da lì è arrivata ieri l'ultima doccia fredda. Andres Anvelt, ministro dell'interno estone, ha detto che al prossimo vertice Italia e Grecia saranno ascoltate, ma non riceveranno risposte. Parole che allontanano le speranze di una nuova regolamentazione per le navi che salvano le vite nel Mediterraneo e che sbarcano i migranti solo nei nostri porti. L'Italia ha minacciato di chiuderli. Secondo le leggi internazionali, i migranti salvati in mare dovrebbero essere portati nei porti più vicini. Capita spesso che siano quelli di Malta e della Tunisia, ma ciò non avviene mai. L'Italia propone di far approdare solo le navi delle organizzazioni non governative che battono la nostra bandiera. Le altre dovrebbero sbarcare i salvati negli altri porti del Mediterraneo. Inoltre, il personale che opera a bordo dovrebbe rispondere a precisi requisiti. Lo stesso varrebbe per le attrezzature. Per chi non si adeguasse scatterebbe il sequestro della nave. Poi c'è il secondo passaggio, quello della ricollocazione di migranti e rifugiati, punto che trova da sempre l'ostilità del blocco Visegrad dei paesi dell'est e non solo. Il presidente Macron pochi giorni fa ha chiarito la posizione francese. Accogliamo solo rifugiati, ma il 90% dei salvati in mare viene da paesi dove non c'è guerra, quindi per loro le frontiere restano chiuse. Come accaduto di nuovo pochi giorni fa quando sono stati respinti e rimandati in Italia, in centinaia cercavano di passare da Ventimiglia alla Francia e venivano quasi tutti da Somalia, Sud Sudan ed Eritrea, paesi in guerra.
Insomma, questa è davvero la rappresentazione plastica del fallimento delle politiche europee. Chissà se l'ex cancelliere Helmut Kohl avrebbe potuto in qualche modo segnare di più, piegare di più il tempo di questo periodo. Lui che all'unificazione, al concetto di unione, aveva dedicato tutta la sua vita, riunificando naturalmente in primis la Germania. Oggi l'Europa lo ha ricordato all'interno del Parlamento europeo di Strasburgo, ha ricordato la sua politica, le sue battaglie e proprio quel principio di unificazione che ha permesso la fine della guerra e la non ripresentarsi di nuovi conflitti all'interno dell'Unione. E c'erano un po' tutti i protagonisti di quegli anni, dall'ex presidente Clinton, ma anche Prodi e Berlusconi, non solo. Il primo funerale di Stato dell'Unione Europea non poteva essere che per lui, Helmut Kohl, che aveva richiesto una celebrazione proprio così nel Parlamento di Strasburgo, ex città di frontiera, se ce n'è una. Lui che ad abbattere frontiere e muri ha dedicato una vita intera, come ha riconosciuto davanti alla sua bara avvolta nella bandiera azzurra il numero uno della Commissione. Per l'ex cancelliere non c'era contraddizione tra tedesco e europeo, erano due facce della stessa medaglia, ha detto Jean-Claude Juncker. E oggi in questa Europa in crisi che si presenta in ordine sparso di fronte all'emergenza migranti e che troppo spesso dimentica i propri valori fondanti, un uomo come Kohl sarebbe stato capace di fare la differenza, perché era un uomo che riuniva, come ha dimostrato persino in queste ore, richiamando nella città alsaziana i leader di mezzo mondo, presenti e passati, come Bill Clinton, che ha ricordato con affetto il politico che ha guidato la Germania per 16 anni, voleva un mondo senza dominazione. Senatori né muri, un mondo interconnesso nel quale le frontiere sembrassero reti, ha spiegato l'ex capo della Casa Bianca, oggi guidata da un presidente con altre priorità. Per l'Italia il ministro degli esteri Alfano, ma anche Berlusconi e Prodi, gli ex duellanti tornati protagonisti della scena nelle ultime settimane, e naturalmente il presidente dell'Europarlamento Tajani, che ha fatto gli onori di casa. La più commossa Angela Merkel, la mia ragazza, come la chiamava Kohl, che la lanciò in politica. Una ragazza che tuttavia gli voltò le spalle nel 99 al culmine di uno scandalo sui fondi neri alla CDU. Ha studiato storia e ha trovato il suo posto nei libri di storia e ha personificato un'epoca, ha dichiarato oggi la cancelliera. Quello che diamo per scontato lo dobbiamo a lui. Senza Kohl, ha proseguito Angela Merkel, la vita di milioni di persone che fino al 90 hanno vissuto al di là del muro sarebbe stata diversa, anche la mia, e oggi non avrei potuto essere qui. Per restare assieme, ha detto invece il presidente francese Macron, dobbiamo seguire il suo esempio. La storia un giorno ci giudicherà, peserà con severità le concessioni fatte per egoismo nazionale e per l'opportunità del momento. Certo, fa un po' impressione sentire Macron che dice questo oggi, quando qualche giorno fa al vertice europeo ha invece riportato la differenza tra migranti economici e profughi, praticamente chiamando fuori la Francia proprio sulla gestione dell'emergenza migranti. Ma c'è un altro tema che in qualche modo unisce e divide anche all'interno dell'Europa, la questione della gestione delle crisi finanziarie, in particolare delle banche. Sapete del lungo braccio di ferro che il governo italiano ha portato avanti per il salvataggio delle banche venete proprio con l'Unione Europea, un salvataggio che poi si è concluso e oggi sul quale oggi il governatore della Banca d'Italia, Visco, è tornato. L'Italia negli ultimi 10 anni ha avuto la crisi più grave della sua storia, ma le banche non sono crollate. Parte da qui ed era inevitabile dalla crisi delle banche italiane l'analisi di Ignazio Visco sullo stato del sistema creditizio messo a dura prova dal salvataggio del Monte Paschi prima e delle banche venete poi. In realtà a maggio nella relazione annuale il governatore della Banca d'Italia aveva detto una cosa un po' diversa, ossia che i casi di cattiva gestione, se non di vero e proprio malaffare, si ripetono con una certa regolarità, indipendentemente da chi sta al governo o guida la Banca d'Italia. Da Spoleto invece, interrogato sul disagio delle istituzioni che ancora una volta, a spese anche dei contribuenti, hanno messo una pezza alle falle aperte da anni di gestione allegra degli istituti di credito, commenta: certo, non è una bella cosa. Spiegando poi che il problema dei casi di mala gestione è come si circoscrivono. Il governatore punta il dito in particolare poi sulle fondazioni bancarie e
sul sistema delle popolari. Sulle banche venete l'Italia ha raggiunto con le istituzioni di vigilanza un accordo importante in pochissimo tempo, rileva il numero uno di Via Nazionale, accordo che, è notizia di oggi, darà il via la prossima settimana alla trattativa tra Intesa San Paolo e i sindacati sugli esuberi, 3.900 complessivi, di cui poco meno di 1.100 riguarderanno le banche venete e la restante parte i dipendenti di Intesa. Si prevede, secondo fonti sindacali, una trattativa rapida che potrebbe concludersi già entro fine luglio. Da Cade Sas viene ribadito, così come aveva già fatto nei giorni scorsi l'amministratore delegato Carlo Messina, che non ci saranno licenziamenti ma solo uscite su base volontaria con l'applicazione del fondo di solidarietà. Non solo entro 2 anni, così come concordato con le autorità europee, ci sarà la chiusura di 600 filiali. Nel suo intervento di oggi Visco ha ovviamente difeso l'operato di Banca Italia, negando che le banche azioniste ne controllino l'operato, e sull'ipotesi di un'uscita dell'Italia dall'euro è stato chiarissimo: il paese non reggerebbe. E a proposito di uscite, vi devo dare una notizia che riguarda il Vaticano, ma una notizia molto importante perché riguarda una sorta di rimpasto all'interno del governo vaticano. L'uscita appunto di Gerhard Müller dalla carica di prefetto della dottrina della fede. Ecco, lo vedete, che arriva peraltro il giorno dopo il congedo di George Pell, sapete, da prefetto per l'economia, per l'accusa di pedofilia di cui dovrà rispondere in Australia. Questa uscita rappresenta decisamente un cambio di passo di Papa Francesco nel governo della Chiesa. Perché Müller è stato uno dei firmatari della lettera, dei 13 cardinali firmatari della lettera con cui in qualche modo si metteva in discussione o comunque si criticava la linea di Papa Francesco. Al suo posto è stato nominato, lo possiamo vedere insieme, eccolo qua, è stato nominato un altro appunto rappresentante della Congregazione della Fede. In realtà si tratta anche in questo caso non di una è sempre un conservatore, voglio dire, quindi non è quella che è stata definita una rimozione, in realtà è scorretto, perché comunque forse una delle ragioni più profonde di questo cambio è stato il mancato funzionamento di questo dicastero custode dell'ortodossia. Comunque è una rimozione, una nomina che sta facendo molto discutere. Adesso parliamo di un altro argomento, una notizia che viene dall'estero, perché sono ore di grandissima tensione ad Hong Kong, in particolare dopo la visita del presidente cinese, la prima peraltro di Xi Jinping, perché ci sono state manifestazioni di studenti e di leader dell'opposizione che chiedono più diritti, soprattutto per quanto riguarda le elezioni, il suffragio universale, ma anche i diritti civili, che a loro dire, dopo il passaggio di Hong Kong dalla Gran Bretagna alla Cina, sono via via diminuiti negli ultimi 20 anni. Speriamo che il governo cinese mantenga le sue promesse per garantire ad Hong Kong una vera democrazia. È l'appello che lancia questo manifestante alle autorità di Pechino. A poche ore dalla partenza dall'ex colonia britannica del presidente Xi Jinping, le proteste che vanno avanti da giorni non si fermano. Gli attivisti scesi in piazza chiedono riforme democratiche e l'indipendenza dalla Cina. La risposta di Xi Jinping è netta quanto dura. Qualsiasi tentativo di mettere in pericolo la sovranità e la sicurezza della Cina, sfidare il potere del governo centrale, l'autorità della legge, avverte, saranno considerate azioni assolutamente inammissibili. Chiunque minacci la stabilità politica attraverserebbe una linea rossa. Il presidente cinese sollecita quindi Hong Kong a non lasciarsi distrarre da eventuali distorsioni. Dal suo ritorno alla madre patria, ricorda Xi Jinping, Hong Kong è stata prospera e stabile, ma deve fare di più per sostenere la sicurezza ed aumentare l'educazione patriottica. Il presidente cinese si è quindi impegnato a realizzare le condizioni speciali di Hong Kong in base alla formula un paese due sistemi, che a suo giudizio permetterebbero al territorio di godere di libertà impensabili nel resto del paese, come l'indipendenza giudiziaria e la libertà di espressione. Quelle stesse libertà che però da giorni i manifestanti chiedono vengano rispettate. Almeno 9 gli attivisti arrestati e poi rilasciati dalle forze di polizia che continuano a presidiare le vie della città. Un lungo corteo di manifestanti, circa 60.000 secondo le autorità, hanno percorso i 3 chilometri della tradizionale marcia del 1° luglio, che ricorda il passaggio di sovranità 20 anni fa da Londra a Pechino. C'è una novità che riguarda l'omicidio del fotoreporter italiano pavese Andy Rocchelli, 31 anni. Il giornalista era stato ucciso nel 2014 in Ucraina durante il periodo della crisi della Crimea e adesso è stato arrestato. Impossibile omicidio.
A 16 anni si trasferisce con la famiglia dall'Ucraina in Italia, dove finisce le scuole a Tolentino in provincia di Macerata e inizia una carriera da istruttore di palestra e DJ delle notti romagnole di Rimini e Riccione. Poi, 3 anni e mezzo fa, vede in TV le proteste di Piazza Maidan a Kiev, gli scontri con gli studenti e decide di tornare in patria, dove si arruola come volontario nell'esercito nazionale contro i ribelli separatisti filorussi. Markiv Vitali, classe 1989, è stato arrestato ieri all'aeroporto di Bologna, appena atterrato in Italia dopo 3 anni e mezzo di assenza con un volo dall'Ucraina. È accusato, in concorso con altri soggetti non ancora identificati, di aver ucciso Andrea Rocchelli, il fotoreporter italiano originario di Pavia, morto sotto i colpi di mortaio nei pressi di Donetsk il 24 maggio 2014. Arriva così a una svolta, dopo più di 3 anni di stallo, l'indagine che le autorità ucraine hanno tentato di liquidare come danno collaterale della guerra, mentre dall'Italia si cercava ostinatamente una risposta. A soli 31 anni Rocchelli aveva già una buona esperienza di reportage in terre difficili. Da 10 giorni era in Ucraina per documentare quel conflitto dimenticato. Le sue ultime fotografie ritraggono un treno merci distrutto e bloccato su una strada che con ogni probabilità era presidio di fazioni opposte, un terreno caldo. Secondo gli inquirenti di Pavia, che hanno ordinato l'arresto, il fuoco che uccise il fotoreporter e l'interprete russo Andrei Mironov, lasciando ferito il giornalista francese William Ruglon, che era con loro, arrivava da parte ucraina e a capo del plotone che sparò a quel gruppo di uomini che erano con ogni evidenza dei giornalisti, c'era proprio il giovane italo-ucraino, il 28enne istruttore di fitness e DJ prestato all'esercito. Vitali ora si trova nel carcere di Pavia, in custodia cautelare. Martedì sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari. Prima di chiudere ci spostiamo con le immagini a Modena, al Parco Ferrare, dove si sta per svolgere il concerto di Vasco, quello con cui festeggia i 40 anni di carriera, un evento particolarmente impegnativo. Come potete immaginare, sono stati venduti 220.000 biglietti, una folla enorme che di fronte all'emergenza terrorismo però ha richiesto naturalmente imponenti misure di sicurezza, ma anche anticalca, proprio per cercare di gestire e controllare l'enorme afflusso di partecipanti. È un banco di prova, è inutile negarlo, insomma, per le forze dell'ordine che sono state schierate a migliaia, non soltanto per filtrare gli accessi all'area attraverso rigidi controlli, ma anche per appunto controllare la situazione. I controlli sono venuti anche con 55 telecamere a riconoscimento facciale che sono controllate e collegate dalla centrale della polizia scientifica. Poi ci sono droni, elicotteri che seguiranno la lunga e delicata fase di deflusso delle persone alla fine del concerto. Dopo di noi, come sempre, 8:30, questa sera sono ospiti Lili Gruber, Speranza Scappucci, Francesco Merlo e Beppe Severnini. Noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e torniamo per gli aggiornamenti. Ecco, ci stavo controllando, ma non ci sono ulteriori notizie importanti da darvi. Vi auguro una buona serata e vi lascio soprattutto a 8:30 con Lili Gruber. Buona serata.